Dopo lo 0-0 del Milan contro il Bologna di lunedì sera, la lotta per lo scudetto sta entrando ancora più nel vivo ed in questo video andrò ad esaminare tutte le partite del 32esimo turno di Serie A per estrapolare i migliori pronostici da seguire in questo fine settimana. Se ancora non mi conosci, mi chiamo Luigi, sono un financial betting advisor e aiuto le persone come te ad investire nel mondo del betting online creando dei piani di investimento a medio e lungo termine. Poi, se vuoi sapere di più, iscriviti qui sul mio canale e vatti a vedere gli altri video che ho caricato qui sulla piattaforma per capire appunto ancora meglio in cosa consiste il mio lavoro. E detto ciò, entriamo nel vivo del video con l'analisi del 32esimo turno di Serie Prima parte di video è dedicata come al solito all'analisi sulla nostra Serie A. Siamo giunti alla 32esima giornata e la 31esima giornata si è conclusa con il pareggio a reti inviolate e reti bianche 0-0 tra Milan e Bologna. Questo è un risultato veramente a sorpresa che non mi aspettavo di poter vedere, ma così è stato. Il Bologna ha retto fino alla fine e il Milan non è riuscito a fare neanche un gol. Poi, come puoi vedere, ci sono molte gare da under con molti 1-0-0-1. Quello più importante è stato quello dell'Inter che ha battuto dallo Stadium la Juventus con rigore di Calhanoglu nei minuti finali del primo tempo. Altro big match importante è stato comunque Atalanta-Napoli, con il Napoli che ha vinto 3-1 contro i Bergamaschi, e poi abbiamo via via tutte le altre partite più o meno importanti per la lotta salvezza e i posti in Europa e Conference League. Quindi la classifica: abbiamo il Milan primo a 67 punti, Napoli a 66, Inter a 63 e poi via via tutte le altre, con Juventus 59, Roma 54, Lazio 52 e via via discorrendo. Per quanto riguarda la lotta salvezza, abbiamo Salernitana sempre ferma a 16 punti, Genoa a Venezia a 22 e Cagliari a 25. Il prossimo turno di campionato, il 32esimo, inizierà sabato il 9 aprile e si concluderà lunedì 11 aprile. Gli incontri più importanti sono quelli di domenica alle ore 15. Abbiamo Napoli-Fiorentina e Sassuolo-Atalanta, incontri che potrebbero regalare comunque molti gol e molte emozioni per quanto riguarda la corsa allo scudetto e appunto a un piazzamento per la prossima Europa League. Poi abbiamo comunque l'incontro della domenica sera Torino-Milan, che sarà molto importante da vedere se il Milan riuscirà a reagire dopo la figuraccia contro il Bologna in casa di lunedì. Io penso proprio di sì, poi andrò a vedere, ti farò vedere nelle quote qua come giocare su questo match. Per quanto riguarda appunto le quote, vado sul mio bookmaker di riferimento, che come al solito è quello eurobet.it, e abbiamo praticamente i primi tre incontri di sabato, dove ci sono tre nette favorite: Empoli, Inter e Juventus. Quindi l'Empoli che comunque non riesce a vincere, non ha ancora mai vinto in questo girone di ritorno, con lo Spezia potrebbe farlo, magari l'una arriva al raddoppio. L'Inter che deve continuare a vincere per cercare di portare a casa il secondo scudetto consecutivo contro la Sverona, la Juventus che andrà a riscattarsi, penso io, a Cagliari, che con l'uno, con il 2 che è sceso da 1,75 a 1,65 in poche ore. Poi abbiamo, per quanto riguarda la gara di domenica, si inizia con Genoa-Lazio, il lunch match delle 12:30, poi segue tutti gli altri e si conclude appunto con Roma-Salernitana alle 18 e Torino-Milan alle 20:45. Poi abbiamo Bologna-Sampdoria, un match che praticamente per me è ingiocabile, perché il Bologna visto a San Siro lunedì è stato molto propositivo, ha giocato bene, ha tenuto bene botta, e la Sampdoria comunque penso anche qua ci può stare magari un pareggio. Detto questo, ti faccio vedere questa slide che riepiloga tutti i miei pronostici per questi 10 incontri della 32esima giornata di Serie A. La 32esima giornata inizia sabato alle 15 con Empoli-Spezia. Potremmo assistere tranquillamente ad un pareggio che consentirebbe alle due squadre di fare un altro passettino in avanti verso la salvezza. Lo Spezia è appagato dalla vittoria in extremis contro il Venezia di sabato scorso, mentre l'Empoli viene dal KO del derby contro la Viola. I padroni di casa non vincono da 14 gare, ma all'1 preferisco la combo 1x più under 4,5 che arriva a 1,45. Alle 18 l'Inter punterà alla vittoria contro l'Hellas Verona, che ormai non ha più niente da chiedere al campionato. I nerazzurri non vorranno sciupare il successo di Torino e con i 3 punti possono continuare ad ambire al primo posto. Ci prendiamo l'1 a 1,37. Poi toccherà la Juventus, che affronterà un Cagliari allo sbando dopo la cinquina di Udine. Per blindare il quarto posto, con la Roma che ha meno 5 dai bianconeri, serve rialzare la testa dopo la sconfitta dello Stadium contro l'Inter e vincere in Sardegna. Il 2 ha una quota di valore che arriva a 1,65. Il lunch match domenicale è Genoa-Lazio. Se vediamo il valore delle due squadre, non avrei dubbi nel consigliarti il 2 a 1,90, ma vista la posta in palio per il Grifone, penso che faccia di tutto per portare a casa almeno un punto, dopo il primo KO di Verona dell'era Blessin. In questi casi la combo X2 più under 3,5 a 1,65 rappresenta una scelta più che valida. Alle 15 abbiamo tre gare molto importanti. Iniziamo con Napoli-Fiorentina, con i partenopei che sono di un'altra caratura rispetto ai toscani. Come per Inter e la Sverona, anche qui le motivazioni sono tutte dalla parte dei padroni di casa, che non vorranno lasciare la lotta a scudetto alle due milanesi. Ottimo l'1 che arriva a 1,75. Per Sassuolo-Atalanta non mi sbilancio su un segno, ma sono molto convinto che la verve delle due squadre ci regalerà una gara da gol con la quota che è di 1,45.
Pronostico controcorrente invece per Venezia Udinese. Il match è da dentro o fuori per la squadra di Zanetti, che venderà cara la pelle. Fare punti in casa è l'unico modo per salvarsi il prima possibile, e quindi ho scelto la doppia chance 1x che arriva a 1,65. Alle 18 all'Olimpico la Roma se la vedrà con la Salernitana sempre più ultima in fondo alla classifica, per poi rituffarsi in Conference League giovedì prossimo. L'1 è scontato a 1,25, ma una quota che mi piace molto, di natura prettamente statistica, basta solo vedere i numeri delle due squadre ottenuti finora, è quella del multicol 3,5 che arriva a 1,80. Corsa scudetto compromessa per il Milan, che nella scorsa giornata non è andato oltre lo 0-0 con il Bologna al San Siro. Adesso arriva un Toro molto temibile in casa e potremmo assistere ad una gara simile al match dei nerazzurri terminata 1-1. Il 2 ha raddoppio intriga, ma la combo x2 più under 3,5 a 1,65 ci mette al riparo da un possibile pareggio dei rossoneri. Chiude la giornata il match di lunedì sera tra Bologna e Sampdoria. Questa per me è una gara assolutamente da evitare, ma se proprio se volesse scegliere un pronostico, l'under 2,5 a 1,75 paga il giusto. Terminata l'analisi, passiamo ora alla seconda parte del video, quella dedicata all'investimento sulla Serie A. Seconda parte di video dedicata al mio investimento sulla Serie A. Siamo arrivati alla 31esima giornata, 31esima sessione di investimento, dove ho puntato 220 euro e ne ho vinti 130 per un passivo di meno 90 euro. Gli esiti proposti erano 3 e uno è stato vincente e due perdenti, quindi con un bilancio che è sceso a meno 357,11 centesimi. Due esiti perdenti legati appunto alla gara del Milan, come detto in apertura, con il Milan che non è andato oltre lo 0-0, quindi mi ha fatto perdere qui 70 euro con il multicol 1-5 e qui altri 50 euro con il multicol casa 1-4. Qui praticamente poi ho vinto, diciamo, 30 euro netti, visto che ho puntato 100 euro sulla combo 1x più under 4,5, che era quotata a 1,30 volte la posta. Per quanto riguarda questo fine settimana, andrò a puntare su due esiti handicap e su due segni. Abbiamo Roma-Salernitana, per me la fissa di giornata, con l'uno che arriva a 1,25 e 1,28, dipende su alcuni bookmaker, ci andrò a puntare 100 euro. Qui invece andrò a puntare 67 euro sulla combo x2 più under 4,5 della Juventus, che penso che possa andare a vincere a Cagliari, magari non segnando le goliate, visto che comunque quest'anno la Juventus non ha vinto con 3 gol di scarto, e penso che comunque la gara di Cagliari possa finire magari con 1-0-1 o 1-0-2. Poi abbiamo Napoli-Fiorentina e Torino-Milan. Qui abbiamo comunque la lotta a scudetto con il Milan e il Napoli, che per me devono continuare a vincere, e quindi lo faranno almeno in queste gare, almeno spero con tutte e due le squadre, con un gol di scarto. Quindi abbiamo magari un possibile 0-1 del Milan o magari anche un 2-1 del Napoli contro la Fiorentina. Andrò a puntare su entrambi i match 61 euro e quindi abbiamo un totale di puntate che arriva per questa 32esima giornata a 289 euro. Detto ciò, passiamo alla terza e ultima parte di video dedicata appunto alle mie giocate in multipla sulla Serie A. Terza ed ultima parte di questo video dedicata alle mie giocate multiple appunto sulla Serie A. Ne ho preparate due, come al solito, da 3 e da 5 volte la posta. Per quanto riguarda la terzina, ho selezionato 3 multicol molto interessanti per quanto riguarda la quota 3, mentre per la quota 5 mi sono focalizzato sugli esiti 1x2 per le gare diciamo fondamentali per il piazzamento in Europa e Conference League e per la lotta a scudetto. Te le faccio vedere subito in queste due slide. La terzina multicol è composta dal multicol 1-3 di Cagliari-Juventus, dal 2-5 di Sassuolo-Atalanta e dal 3-5 di Roma-Salernitana. I bianconeri possono vincere la Sardegna Arena anche senza mettere a segno multicol, magari per 0-1 o 0-2, mentre nei match del Sassuolo e della Roma assisteremo a diverse reti con i due incontri quotati all'over 2,5. I tre multicol pagano il giusto e la quota totale è di 3,20 volte la posta. Per la multipla di quota 5 invece mi sono focalizzato sulle gare che possono valere molto in alta classifica. Ho scelto le vittorie di Inter, Juventus, Napoli e Roma con la speranza che la Juventus riscatti il KO nel derby d'Italia della settimana scorsa e che Inter, Napoli e Roma vogliano continuare a vincere dopo i successi di Torino, Bergamo e Genoa del turno precedente. La quota totale su eurobet.it arriva a 4,94 volte la posta. Siamo giunti alla fine di questo video, ti ricordo che il prossimo contenuto che parlerà di Serie A lo caricherò mercoledì 13 aprile, nel quale andrò a parlarti del turno del fine settimana di Pasqua. Se questo video ti è piaciuto lascia un bel like, iscriviti al canale e prima di salutarti ti lascio questo contenuto nel quale ti spiego come io e la mia community siamo riusciti a speculare sulla competizione della Coppa d'Africa con le ultime gare della fase finale e come siamo riusciti appunto a generare dei profitti davvero molto interessanti. Vattene a vedere che ne vale davvero la pena. E detto questo, noi ci vediamo nel prossimo video.